Ogni tanto mette un ancoraggio lungo la parete, o lo trova, o lo mette, sale e si ancora man mano lungo la parete. E lui adesso lo fa vedere, può essere, io posso già trovare i chiodi, io li posso mettere. E se ti metti chiodi, dettagli, il suo chiodo, oppure... Non c'avevo uno spit, ma è uguale, a volte ci stanno gli spit, che sono cose più tecniche. Posso mettere questi ancoretti sulle fessure? Minute. Se io ho una fessura... No, c'è il moschettone. Queste cose si fanno, non è teoria. Se io ho una fessura, io posso mettere un chiodo così e questo è un ancoraggio certo. Viene, se la fessura è pesante, questo non si muove, assolutamente. Tieni, e questo serve per ancorare. E così via. Posso mettere i frenne. Prendi amico. Si stringe, si infila una fessura. Se io ho una fessura, metto così, poi dall'altro. Dall'altro. Mi vado a legare le mani, una fessura. È perché non tengo. e questo tiene. Sono sistemi assolutamente utilizzati, continuamente noi li utilizziamo, perché servono per progredire. Ora tutti questi materiali, questo va detto subito, non servono per salire, servono soltanto per la nostra sicurezza. Tutto questo che vedete qui serve soltanto per la nostra sicurezza, perché si sale senza attrezzatura, uno deve salire liberamente sulla roccia da solo. Allora, detto questo degli ancoraggi intermedi, questi si chiamano ancoraggi intermedi, questi qui, e si arriva alla sosta. Quindi nella progressione si parte da zero, si arriva alla sosta, si mettono gli ancoraggi intermedi per diminuire il volo di un'eventuale caduta e si arriva alla sosta. Allora noi abbiamo detto, adesso ci agganciamo col paracadute, noi abbiamo detto che nella seconda guerra mondiale hanno trovato questi effetti nella caduta. Allora il corpo umano, cioè da quell'esperimento della caduta, del paracadute, è venuto fuori quanto resiste il corpo umano. Hanno capito che il corpo umano in una decelerazione, cioè in una riduzione della velocità, oppure in un aumento di velocità, che è esattamente la stessa cosa, se io mi devo frenare oppure devo partire di scatto, l'organismo subisce lo stesso tipo di eventuale danno, è identica la cosa. Quindi nel caso della trattenuta che si ha con il paracadute, io decelero, rallento, il corpo umano tiene fino a un massimo di 15 giga. Non so se avete sentito gli astronauti quando partono, gli aeroplani quando fanno il looping, non sono soggetti a 2-3 giga, 4 giga, nel looping 2-3-4 giga arrivano, è tantissimo. Ora 15 giga non si tengono, però diciamo 15 giga è il punto in cui c'è qualche probabilità che la persona rimanga in vita. Sopra i 15 giga il 100% delle volte la persona muore. Sotto i 15 giga c'è qualche possibilità che rimanga in vita, ma man mano che diminuisci giga uno sta bene. Questa cosa come si capisce meglio? Credo che si capisce meglio con l'esempio della macchina. Se io vado a 50, questa è conosciuta da tutti, vado a 50 km all'ora, ho una pianta davanti. Se io mi schianto contro la pianta, io sono andato da 50 km a zero. Facciamo un altro esempio. Ho sempre 50 km, non ho la pianta. Io freno. Freno in maniera sostenuta. Mi fermo, sono andato da 50 km a zero. Facciamo un ultimo esempio. Vado sempre a 50 km orari, faccio una frenata molto dolce, impiego più strada per fermarmi, alla fine mi fermo. In tutti e tre i casi io sono andato da 50 km orari a zero, ma nel terzo caso ovviamente io sono totalmente indenne. Tutti noi, penso che abbiamo chi già la patente, ma ha vissuto questa realtà, c'hai un incrocio tra rallenti, piano piano ti fermi, funziona così e va benissimo. Se io faccio una frenata intensa, ho qualche sobbalzo, magari la cintura è in tensione perché vengo spinto in avanti, lì è una decelerazione. Se io ho una pianta, a 50 km d'aria è possibile che muoia, è possibile. Cioè la botta che si prende a 50 km è enorme contro una pianta ferma. In
Se quando sale il primo, mettiamo che ha messo questo ancoraggio e quest'altro, arrivato qui, facciamolo meglio. Qui c'è la sorte. Mette il primo ancoraggio, sale, mette il secondo, non sale, va bene. Quando va a mettere il terzo, per una distrazione, per un errore, non lo mette e vola. Vola proprio, se ne va. Fa un arco, scende giù, scende al di sotto della sosta perché è sta piombante, quindi arriva sotto finché la corda non è in tensione, totalmente in tensione. Ha fatto molto importante. Se lo stesso volo lo può fare sul primo ancoraggio, nel senso che sale, non lo mette e cade, ma sbatte per terra. Sale, non lo mette qui e cade, praticamente arriva a quest'altro livello. Se è quassù, non mette la sosta e sale, qui ha messo più ancoraggi, da qui sale e rimane qua su. In tutti i casi, ammesso che gli ancoraggi intermedi fossero alla stessa distanza, il volo è sempre lo stesso. Cioè uno sale, mettiamo che fosse 3 metri da un ancoraggio e l'altro, uno sale 3 metri, ne vola 6, perché non mettendo un ancoraggio arriva ai 3 metri e due altri 3, sono 6 metri. Allora, questa condizione è una condizione che non è uguale a seconda di dove succede.